L'esorcismo di Emily Rose, la vera storia al quale si ispira. Quella di oggi è la vera storia che ha ispirato Scott Derrickson nel film del 2005. La storia del reale esorcismo che ha avuto come protagonista Annalise Michel. Ma partiamo dal principio. Annalise Michel nacque il 21 settembre 1952 a Klingberg, in Germania. Era una ragazza qualunque, cresciuta in una famiglia cattolica. Tanto da pensare di avviare almeno un figlio alla carriera ecclesiastica. Annalise aveva già espresso il desiderio di diventare catechista e i genitori Anna e Joseph erano molto severi e protettivi. Ricorrevano alla religione per fare rigare dritto la figlia. Annalise, quindi, conduce una vita impeccabile, ottimi voti, amici, eccetera. Nel settembre 1968, però, la sua vita sarebbe cambiata radicalmente. Svenì in classe durante la lezione e riprese conoscenza solo a tarda notte nel letto di casa. Rinvenuta, la ragazza accusa una strana paralisi, problemi di respirazione e uno strano dolore alla lingua. Poco dopo, Annalise tornò a stare bene. Ma ad agosto dell'anno successivo, le stesse problematiche si ripresentarono. Svenì e subito dopo fu preda di una paralisi. I medici riconobbero in lei una forma di epilessia, ma senza prescriverle alcun farmaco. L'incubo della ragazza era appena al principio. Infiammazione alla gola, rimozione delle tonsille, pleurite, polmonite e infiammazioni tubercolari. Annalise fu costretta a interrompere gli studi, passando le giornate a letto. Passato oltre un anno, nel febbraio 1970, e non manifestando miglioramenti, fu ricoverata in una clinica specializzata in problemi polmonari. Ma effettuati ulteriori esami, i medici le diagnosticarono patologie di tipo cardiaco. A giugno, dopo l'ennesima paralisi, fu visitata da un neurologo che scoprì irregolarità nell'encefalogramma di Annalise e le prescrisse degli anticonvulsionanti. Dopo circa 2 mesi, in agosto, fu dimessa e mandata a casa. Ma la ragazza non era più la stessa, diventando schiva, silenziosa e rifugiandosi nella religione. Annalisa, alla clinica, confidò al medico che durante i suoi attacchi epilettici ebbe delle visioni spaventose e agghiaccianti. Volte, figure demoniache, durante le quali si sentiva vuota e avvertiva un odore sgradevole. Nei seguenti 2 anni fu soggetta a diversi esami e le furono prescritti degli ennesimi farmaci. Fino a quel momento nessuno aveva preso in considerazione che Annalise fosse posseduta. Nel periodo di marzo e aprile del 1973 iniziò a sentire rumori e colpi e ad avere gravi problemi di mobilità alle gambe. Una sera notò che aveva le mani gonfie e, spaventata, iniziò a chiedere perdono al Signore, affermando di vedere volti malefici. A quel punto la comunità cattolica locale si convinse che Annalise fosse sotto l'influenza del demonio. La madre di Anna non ci mise molto ad appoggiare la teoria che legava la figlia a Satana e ne ebbe conferma quando quest'ultima iniziò a mostrare repulsione per ogni simbologia riguardante la religione. In molti avrebbero asserito che Anna, malata e depressa, fosse facilmente influenzabile dalle persone intorno a lei. In pratica si convinse di essere posseduta perché la famiglia ne era fermamente convinta. A prima analisi tutto ciò era plausibile, ma i fenomeni che si verificarono in seguito misero tutto ciò in forte discussione. Il padre portò Annalisa in pellegrinaggio alla chiesa di San Damiano ad Assisi,
Entrata nel santuario, la ragazza iniziò ad accusare e bruciare i piedi, come se il pavimento fosse rovente. Non riuscì a guardare le immagini sacre e il padre notò che parlava con voce più cupa e maschile. Molti pellegrini testimoniarono che dalla ragazza provenisse un odore nauseante. Nel maggio 1975 venne a mancare l'amata nonna di Annalise. E poco dopo la sorella si dovette trasferire per questioni lavorative. Anna ebbe un crollo mentale. Tutti credevano che fosse posseduta. Padre Arnold Renz entrò in camera di Anna un giorno e la vide in preda a violenti scosse provenienti da forze misteriose. Arnold così ottenne il permesso dal vescovo di Würzburg, Josef Tank, per praticare un esorcismo. Il 3 agosto 1975 ci fu il primo esorcismo, che impressionò anche i preti per la quantità di entità presenti nella ragazza, ben 6. Anna poteva passare intere giornate ad aggredire familiari e mangiare ragni o bere la propria urina. Veniva scagliata contro le pareti e nonostante l'alimentazione normale continuava a dimagrire. In casa si verificarono diversi avvenimenti paranormali, rendendo la vita della famiglia un vero e proprio inferno. Durante il resto del 1975 e parte del 1976, gli esorcismi arrivarono incredibilmente a 76. I preti riuscirono con l'ennesimo esorcismo a liberare la ragazza, ma solo per pochi minuti. I demoni dissero che seppur desideravano andarsene, non gli era permesso farlo. Su piedi e sulle mani di Annalise apparsero dei segni, simili a stigmate. Annalise inalò il suo ultimo respiro il 1 luglio, a soli 23 anni. Prima di morire, alcuni testimoni dissero che sussurrò: «Mamma, ho paura». L'autopsia confermò ciò che già era palese. Annalisa era morta di inedia. Malnutrizione, in altre parole. Al momento del decesso pesava 30 kg. I preti e i genitori furono accusati di omicidio involontario. Nel 1978 furono dichiarati tutti e 4 colpevoli e condannati con sospensione della pena a 6 mesi e 3 anni di libertà vigilata. Nonostante i preti avessero registrazioni audio di molti esorcismi, la corte non li prese nemmeno in considerazione e dichiarò che la ragazza sarebbe potuta guarire con le cure idonee anche solo 10 giorni prima della sua morte. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti, attiva la campanellina, condividilo con i tuoi amici e lascia un commento qua sotto. Alla prossima. Ciao.